Questa è la situazione che si vive a Via Cupa, proprio nel giorno nel quale si è tenuto un comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura per cercare di dare una soluzione, se possibile, definitiva. Siamo all'ora di pranzo e vedete alle mie spalle il momento della consegna dei pasti che vengono qui da diverse parti, attraverso associazioni di volontariato, attraverso ONG che si danno da fare per cercare di dare un primo sostegno a questi migranti, a queste persone che stanno scappando da guerra e carestia. Per strada non possono stare, non è una situazione dignitosa né tollerabile per loro, è disumano. Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, al termine della riunione in prefettura sul caso del centro Baobab, la tendopoli dell'associazione che accoglie migranti e rifugiati a Roma. La prossima settimana è la scadenza individuata dalla Raggi per la soluzione di un'urgenza non più differibile. Noi cerchiamo di fare quanto è possibile con l'aiuto della cittadinanza e col solo ausilio dei volontari, sì, quindi il mangiare e tutto il resto. Siamo in autonomia, abbiamo qualcuno che ogni tanto ci porta qualcosa di cucinato, ma per il resto siamo tutti in autonomia. Che occorre per uscire da questa situazione di estrema precarietà? Semplicemente che ci dessero un posto. Noi lo potremmo gestire in tutta tranquillità, metterlo in sicurezza come avevamo già pensato di fare per l'itiogenico, sistemare tutto, però purtroppo se non ci danno la possibilità di lavorare la situazione continua a deteriorarsi. Qui la notte è un dormitorio a cielo aperto. Sicuramente le risposte non possono essere lasciate alla sola amministrazione comunale, ci sono delle emergenze, ma stiamo cercando di non affrontarle come tali e quindi adottare delle misure urgenti che non siano emergenziali. A parlare il neo assessore Capitolino alle politiche sociali Baldassarre. Nel frattempo l'afflusso di migranti procede a ritmi incessanti a Via Cupa. In moltissimi provengono dall'Eritrea e fanno tappa a Roma per tentare di proseguire il viaggio della speranza verso le mete del nord Europa. Una presenza dilagata ormai anche su via Tiburtina e sostenuta dalla solidarietà di decine di romani che fanno recapitare generi di prima necessità. Tanti anche i bambini che giocano con quello che trovano. Un caso, quello di Via Cupa, che va però risolto in fretta anche a causa dell'esasperazione dei residenti. Con qua l'abuso di potere è ammessa una cosa del genere. Noi non possiamo uscire da casa. Ecco là. Da lì non si può uscire. Questo è un orario dove i signori qui stanno, poracci, stanno tutti in giro a spasso per Roma. Venite verso le 10, 11, mezzanotte da sera e vedete che situazione viviamo. Fino alla mattina. Io ho l'officina lì. Arrivo alle 7:30, fino alle 9:30 non posso uscire perché ci stanno questi in mezzo. Non va bene. Hanno creato problemi in passato? Mai. Fino a che non si è creata una situazione del genere. Questo è il terzo anno. Terzo anno, non terzo giorno. Terzo anno. Ecco qua. Pori disgraziati. Campano con un bicchiere d'acqua. Stanno qui, se vanno erbidè per strada. Ma dica lei se è una situazione vivibile.